E benvenuti in un nuovo video. Finalmente il video dei regali di Natale. Che bello, quanto mi piacciono i regali di Natale. Allora, come vedete, la situazione capelli è ancora tragica. Per chi non ha capito, ci sta un vlog dove ho distrutto i miei capelli, però sta migliorando piano piano perché adesso sono biondo, un po' meno arancione, insomma. Vabbè, comunque, qualcuno sarà capitato qui per caso perché gli piace guardare i video dei regali di Natale. Sappiate che però siamo in tanti, faccio tanto altro e quindi vi devo delle spiegazioni per questo assurdo colore di capelli che mi ritrovo in testa. Vabbè, li devo perdere. Comunque, come avete passato queste feste? Vi siete divertiti? Siete stati bene in famiglia o da soli? Perché positivi? C'è bisogno di negatività in questa vita. Questo lo abbiamo capito. Comunque, noi alla fine, come avete visto, siamo tornati il 25, non abbiamo fatto niente. Nel senso proprio niente, che abbiamo dormito tutto il giorno. Tutto. È stato bellissimo. Cioè, tutto il giorno no, perché poi Luca è andato a lavorare, per questo siamo tornati, però abbiamo dormito un sacco. E è un bel Natale dormire, comunque. Allora, perché mi vedete con questo aggeggio gigante qui vicino a me? Perché ho fatto la foto per fare la copertina e non riuscivo più a tirarlo giù perché pesa una tonnellata. Questo è il mio primo regalo di Natale, super bellissimissimo, che mi ha fatto mio marito, perché tipo io è un anno che dico vorrei la friggitrice d'aria, vorrei la friggitrice d'aria, vorrei la friggitrice d'aria. Sapete quel TikTok dove fanno vedere tutte le foto di cose che vorrebbero associate ad altre cose? Ecco, praticamente così. E mio marito me l'ha comprata. È un super marito, vero? Sì, lo sappiamo tutti. E niente, quindi ora ho la mia friggitrice d'aria, tra l'altro la più figa del mondo. Cioè, io devo spostare la tovaglia per farvi vedere. La più bella del mondo, che è sempre Philips, come la macchina della pasta. E ora chiedo a quelli di voi che sono capitati qui all'inizio, perché hanno visto i nostri video sulla macchina della pasta, che comunque continueranno, appena, cioè, quando ho delle idee le faccio. Ma volete vedere anche come funziona questa? Cioè, perché io non l'ho ancora aperta. Cioè, l'ho spacchettata, ma non l'ho aperta ancora, c'è plastica. Lo faccio il video come quello che ho fatto della macchina della pasta, quindi proprio unboxing, come funziona, cuociamo qualcosa insieme. Può interessare? Non so, perché tanto io apro, Però, se vi interessa, faccio anche il video. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa vedere come funziona questo aggeggio gigante. E soprattutto, ma dove metto? Ma avete visto la cucina mia? Non lo so, vabbè. No, in realtà dovremmo andare da IKEA a prendere un altro mobile. Infatti vorrei aspettare quello prima di aprirlo. Perché non so proprio dove mettere. Cioè, logisticamente non c'è spazio. Quindi non lo so, o sacrifico qualcos'altro o cambio la cucina. Vabbè, comunque passiamo al resto dei regali perché inaspettatamente sono tantissimi. Non so perché, anche se da soli, no? Ok, dopo aver spostato una montagna, passiamo al resto. Allora, mia mammina mi ha regalato un pigiama fighissimo con scritto non parlarmi prima del caffè. Ah no, c'è scritto la vita è meravigliosa dopo un caffè. Sì, effettivamente è vero. È molto carino, con questa fantasia un po' a scacchini bianca e nera, bellissimo. C'è la mia amica Emanuela, con cui tra l'altro ho fatto un tatuaggio, ma sono certa che molti di voi non l'hanno visto il video dove ho fatto il tatuaggio nuovo. L'avete visto il video dove ho fatto il tatuaggio nuovo? Se non l'avete visto, andatelo a recuperare che è molto divertente. Comunque, la mia amica Emanuela mi ha regalato sto coso pazzesco. È tipo un gilet poncho, ma è tutto leopardato col viola. Cioè, no, regà. Ma non è bellissimo, a parte che è de lana, pesantissimo, bellissimo. Infatti, non vedo l'ora che smette di piove, che non so, ma io sono stata 8 giorni in quarantena e c'è sempre stato il sole. Sono potuta uscire di casa e da allora è sempre piovuto. Vabbè, vabbè. Poi, un amico di Luca mi ha regalato una delle cose più belle dell'universo. Allora, io non vado matta per le cose della Tunna. Però c'era una cosa che mi sarei tanto voluta comprare, una collezione che avrei voluto comprare nonostante non ci vado matta. E non ci potete. Noi, cioè, non lo sa, non so, cioè, non so come ha fatto a capirlo. Cioè, ma che cos'è?
Ma quanto è bello! Cioè, non vedevo l'ora di fare sto video solo per metterlo tra le cose unicornose che ho sulle mensole. Infatti ora ci metto subito. Poi, mo lo rimetto qua se non faccio cadere sicuro mentre spacchetto. Allora, il nostro amico Giacomo, che avete visto in alcuni video, ci ha regalato della Dulcinea, che è una fabbrica di cioccolato che c'è qui a Perugia, la crema vellutata di cioccolato alle nocciole. Ci ha visto deperiti, effettivamente. Il cioccolato extra fondente 72%. E sti cosi che mi sembrano il cibo degli dèi, ancora non l'ho aperti. I tronchetti. Cioccolato extra fondente farcito con crema fondente al rum e mandorle tostate. Cioè, amo i regali mangerecci. Ma va, l'avreste mai detto, eh? Poi, ok, c'è un problema di spazio. Mio cugino con la sua fidanzata ci hanno regalato una cosa bellissima. Ovvero questo set di tazze da cappuccino, eccole, della Bialetti, sono bellissime. E soprattutto questa coppia di tazze con il tappo in silicone da cui si può bere, che sono sempre della Bialetti. Guardate che meraviglia. Queste pure sono due, fantastiche. Anzi, ora finalmente posso andarmi a fare una tisana e metterla nel bicchiere col tappo. Visto? Poi ho ricevuto queste bellissime posate nuove, che sono una sorta di oro rosa, tutte lavorate sul manico. Cioè, io le amo. Guardate quanto sono belle. E era ora perché le nostre posate hanno più o meno 11, 12, 15 anni, non lo so, perché quando ci siamo sposati con Luca già ce le avevo e quindi cioè, sono proprio datate, ma infatti cominciano a perdere i pezzi. Poi faccio vedere pure quello che hanno regalato a Luca. Sì, tanto lavora, quindi sta settimana è un casino, non c'è mai. Luca ha ricevuto questa bellissima maglietta della LS, che tra l'altro noto marchio perugino. Poi io alla fine, non avendo trovato il regalo, perché alla fine non ho trovato il regalo che gli volevo fare, che era una giacca, gli ho preso, e ovviamente è vuoto perché già si è messo, Bulgari Blue, che è il suo profumo preferito, uno dei suoi profumi preferiti. Poi mia nonna gli ha comprato un altro profumo, non so se si è capito che Luca ha una passione per i profumi, quindi abbiamo profumi ovunque. Poi da mia zia ho ricevuto questo bellissimo set di calzini caldosi, come ho fatto vedere nel mio video delle idee regalo, ma soprattutto c'è la fascetta per dormire che useremo nei prossimi video dove facciamo le cose bendati, cioè bellissima, assolutamente. Mia mamma mi aveva preso queste da mettere sull'albero di Natale, ma in realtà non ha capito che queste andranno sullo sfondo dei video appena finisce il Natale. Cioè, sono lucine a unicorno. Vi rendete conto? Cioè, non le metto nello sfondo? Le volete vedere nello sfondo post Natale? Io sì. Poi, sono bellissime. Non era proprio un vero regalo di Natale, però mi sembrava giusto includerlo. Abbiamo ricevuto questo, l'aspirapolvere. Quello che si porta a mano, quindi aspira ovunque, bellissimo, della Roventa. Questo ancora non l'ho provato, ma adesso ho fatto il video, faccio dei test. Poi, siete pronti? Non siete pronti a vedere questo? Ta-da! Niente, si vede. Ta-da! Olaplex numero 3 e Olaplex numero 7. Che bello, il 3 l'avevo ricevuto pure l'anno scorso, l'ho chiesto pure quest'anno, perché, cioè, tra l'altro i miei capelli ne hanno bisogno, anche se vi dirò, sapete che, cioè, non sono messi malissimo, nonostante le già due decolorazioni e la terza che verrà. Olaplex numero 3 è quello classico, tipo maschera, e Olaplex numero 7 è tipo l'olio, quello che si mette dopo per sigillare i capelli, bellissimo.
poi ho ricevuto questa catenina fatta a mano con la C di Chiara, di cuoio credo, carinissima, si chiama Bijou Artigianali su Instagram, Valentina Fabbi. Amo queste cose fatte a mano, di piccole attività. E insieme a quella c'erano anche dei biscotti sempre artigianali di Civitella Dagliano Viterbo, carinissimi, che ora me mangerò a merenda col tè dentro la tazza, e soprattutto questo gel igienizzante mani 70% alcol, lavanda e limone. Molto attuale questo, speravamo che l'anno scorso fosse l'ultimo anno, invece. Poi mia mamma, che sapeva che mio marito mi aveva regalato la friggitrice ad aria, mi ha preso la griglia, quella sempre per la friggitrice, fatta proprio apposta per la misura di questa friggitrice, che è Air Fry XXL, che serve per grigliare la carne, le verdure, il pesce. Gasatissima io per questa cosa, veramente, mi rendete conto? E mi è rimasto l'ultimo regalo, dico per il momento, perché ci sono delle persone che ancora non siamo riusciti a vedere, quindi gli dobbiamo dare dei regali, credo riceveremo altri regali. Vi do degli indizi, qui c'è dello zucchero, c'è dello zucchero rosa soprattutto, e qui ci sono dei bastoncini di legno, ve lo dico? La mia amica Valentina cosa mi ha regalato? Ve lo dico? Dello zucchero filato, lo zucchero filato è la mia cosa preferita nel mondo. Guardate com'è bella poi quella dell'Ariete, che è un po' vintage. Cioè, io quando l'ho vista sono impazzita, mi rendete conto? Cioè, amo ogni regalo che mi è stato fatto quest'anno. Cioè, non c'è niente che, sai, madonna, che mi ha regalato? Niente, amo tutto. Cioè, ogni regalo è perfetto, pensato, mi piace, lo amo. Cioè, amo ogni regalo di quest'anno, veramente. È bellissimo! Però la macchina dello zucchero filato? Cioè, questa la apro, ci facciamo un video assolutamente! Anzi, potremmo fare lo zucchero filato bendati! Sarà contento Luca di questa cosa, molto, molto contento! E quindi ho la macchina dello zucchero filato! E ora ho un altro problema! Non c'è lo spazio in cucina! Ma lo troveremo! Cioè, per la macchina dello zucchero filato trovo spazio, ovviamente. Poi non so quanto è grande, sinceramente, quindi dobbiamo vedere. Cioè, io... No? No? Ok. E ora voi direte, ma Luca, aspettate, questa mettiamo giù che non c'entra più niente qua sopra. Ma Luca ha ricevuto solo il profumo e la maglietta? Ma secondo voi? No. Luca in realtà per Natale ha ricevuto un foglio, soprattutto. Perché io a luglio, regà, cioè, non so se, a luglio... Praticamente io a luglio ho acquistato il biglietto per il concerto del 2022, quindi giugno 2022, cioè un anno prima, dei Muse. E sono riuscita a tenere il segreto, cioè io ho comprato il biglietto per Luca, ma anche tutti i suoi amici si sono comprati il biglietto, quindi ci andranno tutti insieme, e sono riuscita a mantenere il segreto, sia io che i suoi amici, di questo regalo per tutto questo tempo. Cioè, che moglie sono? Avrei voluto regalargli anche il giacchetto che voleva tanto, che è un North Face, bla bla bla. Non c'è stato verso di trovarlo, quindi poi quando lo troveremo, se lo vorrà ancora, se lo comprerà. Mia madre gli ha regalato un giacchetto di H&M che lui aveva visto, gli piaceva tantissimo. E però ovviamente non ve lo posso far vedere perché se l'è messo per andare a lavorare. E poi... Ah, e la mia amica Valentina gli ha regalato un gioco per la PlayStation 5, che è tipo MotoGP, mi sa, sì, MotoGP. Quindi in realtà pure Luca è andato benissimo con i regali, quindi se stesse a lamentare che... Allora, io direi che questo Natale possiamo ritenerci più che soddisfatti, perché il regalo più grosso me l'ha fatto il Covid, non venendomi alla fine a trovare a Natale, permettendomi di rivedere la mia famiglia, e come avete visto dal video c'era anche la mia nonnina, quindi io super felice già di quello, cioè quello bastava come regalo di Natale assolutamente quest'anno, perché veramente ho veramente temuto di non poter tornare a casa, quindi
Quello era il regalo di Natale più apprezzato, però, raga, effettivamente pure tutto il resto non è che ti è dispiaciuto. E quindi niente, mi reputo sempre molto fortunata perché ho un sacco di amici che mi vogliono bene a quanto pare, perché tutti questi regali di amici e parenti, ovviamente, ma cioè, per esempio, Tommy è un ragazzo che abbiamo conosciuto da pochissimo, eppure. Non so come mi conosce benissimo perché c'è l'unicorno della tonda, vi rendete conto? Bellissimo. E vabbè, quindi mi sta emozionando un po'. Ma che gioco che mi emoziono sempre? Ma veramente? Ovviamente voi siete il mio regalo più grande perché ragazzi mi avete sommerso d'auguri. Cioè, grazie veramente. Auguri ancora a tutti quanti perché è stato bellissimo. Cioè, siamo proprio una famiglia. Sì, veramente, siamo una grande famiglia. E grazie a tutti per gli auguri e ancora auguri a tutti voi. Quindi direi che ho parlato pure troppo per questo video, ma erano tante le cose da farvi vedere, quindi vi beccate un video un po' lungo per una volta. Da questo video è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! C'è Babbi, che sta a dormire. Tranquilli.